Jack. Salve Pino, sono un giovane laureato. Mi avevano contattato per un lavoro di 9 ore al giorno per assillare aziende proponendo pubblicità. Col primo mese gratuito e poi solo rimborso spese. Ma ti rendi conto? Vabbè, ma cosa ne pensi del compianto Jeff Buckley e dei Def Leppard, Pozzuoli? Queste cose qui le dovresti dire al nostro Presidente del Consiglio o al nostro Presidente della Repubblica. Tutti quelli come voi, laureati, gente che si è fatto un culo così a studiare. E poi escono queste puttane dalla televisione e questi accattoni e prendono migliaia di euro. Questa è l'Italia diventata, l'Italia di puttane, le cacule e pezzenti. Questa è diventata l'Italia, eh? Forse sta cambiando qualcosa, speriamo, speriamo. Jeff Buckley, grandissimo, grandissimo, ci ha lasciato un album, ci ha lasciato un album che si chiama Grace, che è un capolavoro. Poi l'altra band cos'era, Jack, che non mi ricordo? Def Leppard, grandissimi. Grande dignità, loro, quando il batterista ha avuto l'incidente, l'hanno aspettato, potevano prendere qualsiasi batterista, sono rimasti fermi e hanno aspettato il batterista e hanno fatto fare una batteria apposta per lui. Grandi. Per chi non lo sapesse, il batterista di Leppard è senza un braccio. Ciao Pino, io e mio figlio ti seguiamo sempre. In questo momento sono depressa al massimo, perché sto con una persona che non mi ama e mi fa soffrire. Solo il tuo programma e la tua grande intelligenza mi tirano un po' su. Comunque volevo chiederti cosa ne pensi degli Impellitteri. Ciao, sei grande. Ah, un'ottima band. È anni però che non sento più nominare. Comunque non buttare via la tua vita così, Non buttare via la tua vita così, non ne vale la pena proprio, non ne vale la pena. Per chi non merita non ne vale la pena assolutamente.